Io dovevo in realtà ufficialmente abitare a Sanremo dai miei parenti, ma i miei parenti dopo qualche tempo evidentemente mi trovavano, a dir poco, come ancora oggi la gente a volte mi trova un po' scocciatore, irrequieto, diciamo così, poco comunicativo e così via. E allora cosa accadeva? Niente, che mi hanno messo a dozzina nel punto più lontano e sperduto da Sanremo, l'entroterra Ligure, verso il 37-38, prima della guerra, direi all'epoca che per quanto mi riguarda potrei definire della tarda infanzia e primissima adolescenza, cioè gli anni della mia socializzazione primaria, quando un uomo cresce, si forma, un ragazzo diventa un giovanotto e poi il giovanotto diventa un adulto. Beh, sono stati fortemente condizionati, prima dalla malattia e poi per non ricadere nella malattia delle vie polmonari, non Davos, non la Svizzera, i miei non avevano i soldi, ma Sanremo e poi l'entroterra Ligure, ma sempre a casa del diavolo, lontano, cioè a Sciabaudo per esempio, dove non arrivava la strada ma solo una difficile mulattiera. E allora, nonostante tutto, dei rapporti c'erano. Il bambino si faceva ragazzo, il ragazzo diventava uomo e a poco finalmente scopriva la vita. Per me che venivo da un pugno di case sperduto, abbandonato da Dio, dagli uomini, senza strada, arrivare, scendere, a volte in mezzo alla neve, neve alta, enorme, scendere a Badalucco era come ritrovare la vita di una grande città. Oggi la guardo ed è veramente una piccola, piccola città. Proprio qui, del resto, nel cuore vivo di questi centri medievali, queste pietre dure, il cuore tuttavia era dolce. Qui si giocava, non c'erano pericoli, non c'era il traffico. E ci si rincorreva in questo dedalo di stradine, si giocava a guardie e ladri, ma si giocava anche a fare il medico. C'erano anche delle lotte e io ero mingherlino, avevo sempre la peggio, ma solo fino a un certo punto, perché sfoderavo le mie armi difensive, che consistevano in un sistema semplice. Mi avvicinavo al nemico, cercavo allora di prendergli, non un mignolo, e cominciavo a girare il mignolo come una manovella, e il poveretto grande, corputo e forzuto crollava a terra in pianti disperati. E questa era la mia arma difensiva. E per questa ragione, ben presto, io fui molto amato, ma soprattutto temuto, come poi mi è accaduto più tardi nella vita, cordialmente amato e altrettanto cordialmente detestato. Questo è Sciabaudo. Sono arrivato a Sciabaudo in auto, una strada che mi sarebbe sempre sembrato impossibile costruire, averla. In pochi minuti sono arrivato a Sciabaudo dalla valle, dalle prese, e una volta, un tempo mi occorreva, 70 anni fa, mi occorrevano quasi 2 ore, 1 ora e mezzo di sicuro, aiutato soltanto da un vecchio cane lupo di nome Beppi, che in realtà spesso aveva più bisogno di aiuto lui che non io stesso. E devo dire che oggi mi trovo in questo posto del tutto isolato, l'ultimo pugno di case a cui bisogna, gioco forza, arrestarsi, e qui vivevo per i miei mesi estivi,
facevo le mie prime esperienze e ci arrivavo mica in linea diretta, che io partivo presto la mattina in treno da Trino Vercellese alla volta di Casale Monferrato. A Casale cambiavo e andavo ad Alessandria finalmente. Prendevo il treno e andavo dritto alla volta di Genova, ma non a Genova, mi fermavo prima a San Pier d'Arena. Altro cambio, il treno per la Riviera di Ponente fino a Sanremo. E a Sanremo ci stavo un po', poi i miei parenti mi avevano messo a dozzina, come si dice, presso una famiglia deliziosa, Marietta, la moglie, giovane moglie, e Juan de Pin, l'uomo del bosco. I miei rudimenti di francese mi possono essere stati dati, direi, regalati dal suo patois. E allora devo dire che questa bravissima famiglia, niente, mi manteneva, come del resto vivevano tutti gli altri, i pochissimi ragazzi del luogo. Non è una meraviglia, non fa stupire per niente che più tardi questo fosse un punto forte della resistenza partigiana. Io credo che siano ancora ricordati, là vedo adesso una lapide, sono certo ricordati. E qui però noi stiamo, ecco Via della Croce, stiamo salendo verso la chiesa parrocchiale. Che ben ricordo, perché se non era in biblioteca era nella canonica di una chiesa che io trovavo qualche libro, e dire affamato di cibo certamente, ma affamato anche molto, terribilmente affamato di libri. E qui in questa solitudine, ecco che c'è, arriviamo alla piazzetta della chiesa, arriviamo alla facciata della chiesa e io d'altra parte, scendendo per questo acciottolato, andavo a casa di Juan de Pin e Marietta, che Juan de Pin lei non l'ha conosciuto, no, Marietta no, lei dopo. Ecco, molto molto bello, guarda, la chiesa è stupenda. Vogliamo andare a vedere dove io ho abitato per qualche tempo, in maniera molto piacevole. Ecco, questo di nuovo si scende, questo è tutto originale, questo è veramente, questa è la Ciabaudo della mia tarda infanzia e della primissima fase dell'adolescenza. Molto bello. 7 anni, 8 anni, per delle lunghe, interminabili estate. Ah, hanno rifatto tutto. Io scendevo qui e qui c'era una casetta. È tutto rifatto ormai. La modernità, la globalizzazione impazzano e distruggono la storia. Ecco, qui addirittura c'era una piccola edicola con una Madonna, e anche qui è tutto nuovo, che peccato. Però questa pietra resta. E qui naturalmente ci sono persone che fanno agriturismo, un giorno è stupendo qui. Guarda, è meraviglia. Ecco, è arrivato anche il PB Gas, non c'era all'epoca elettricità, non c'era acqua, non c'era niente, c'era solo la legna da ardere che la si portava via a mansalva ovunque, era ovunque, la si prendeva da Monteceppo. Andiamo a vedere Monteceppo. Monteceppo lo vedevo dalla piazzetta della chiesa, uscendo da qui dove abitavo, piano terra, in un uscio come questo in fondo. La casa era esattamente dove adesso c'è quella cassetta postale. Ecco, quell'uscio là. E hanno rifatto l'intonaco della facciata, ma dietro si vede ancora tutta la parte originale. Non mica come noi montanari che stiamo tranquilli. Non è vero quel che dite, voi siete uomini liberi. Vabbè, siete uomini liberi, allora prendete questi splendidi funghi. Un fungo! Che ha voglia! Il fungo! Un fungo porcino impanato da Carlin e da sua moglie. Beh, ne prendo ancora uno io? Me ne resta più niente. Io me ne faccio ancora degli altri. Ah, boh, allora. Sedetevi un attimo.
io ricordo così, ma non c'era la tele, non c'era naturalmente, non c'era il telefono granché, cioè, e anche la luce, niente. E lui con... c'era neanche la strada. Non c'era la strada, ben inteso, infatti io mi meravigliavo molto, ma devo anche dire che ci si divertiva molto lo stesso, ne facevamo anche di tutti di i colori. L'anno prossimo non mancherò. Arrivederci. Arrivederci caro, e grazie di questo bello incontro. Grazie ancora a Carlin, e io lo dirò a Giovanni, eh? A Giovanni dirò, tu che ne hai fatte tante col Carlin, io lo vi. Io lo so. Chiama. Sì, 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 bravissimo, bravo. Arrivederci e grazie. Arrivederci. Con i gatti. Ho un amico di infanzia. È incredibile. Incredibile. Ma no, come io ho detto il nome, ho detto, beh, io mi guardavo e ho detto, io sono Ferrarotti. Ferrarotti! E in fondo la sociologia non ha sfondato solo in città, ha sfondato anche in campagna, nell'estrema campagna, a Monteceppo, a Ciabaudo. Essere cresciuto in un posto come questo, dove in fondo non c'era luce, non c'era acqua, non c'era telefono, ma c'erano gli uomini e le donne, c'era il rapporto umano faccia a faccia, non c'era la civiltà, c'era però l'umanità. Questo non lo si può negare. E devo dire che qui anche ho fatto le mie prime prove del rapporto con l'altro. Noi lo diciamo sempre, muovere verso l'altro vuol dire mettersi, diciamo, entrare in una zona di mistero. E questo è vero, perché gli altri sono imprevedibili, a parte il fatto che noi stessi, a noi stessi siamo imprevedibili. Però poter scoprire l'altro senza la mediazione elettronica, senza il traffico metallico, senza, diciamo, i mille fronzoli inutili di una società tecnicamente progredita, ma umanamente spesso imbarbarita, questa è una grande fortuna. Io ricordo con gratitudine i giorni di solitudine, la ricerca per la legna, gli innocenti, più o meno innocenti, giochi con i pochi coetanei. In questo posto oggi sono rimasti in cinque. All'epoca forse eravamo verso i 50, forse 100. E c'era più vita, evidentemente. Ma ancora oggi io sento, trovo quella quieta atmosfera d'un tempo. Soprattutto manca ancora oggi quella frettolosità golosa, rapida, troppo rapida, diciamo anche quella golosità frettolosa di vivere che impedisce poi di gustare la vita. Voleva dire vivere il tempo fuori dal tempo. Io passavo nell'entroterra sanremese le lunghe, interminabili estati di quell'epoca, che cominciavano alla fine di giugno e si protraevano fino al primo ottobre. Io ho fatto regolarmente solo un corso di studi, quello elementare, 3 anni. Con la scuola, con la maestra Piera Mandelli, 2 anni con il maestro Francesco Rossino. E poi, prima però di questo e durante questo, questi anni, tutte le vacanze, diciamo così, esiliato in questo luogo che non era neppur segnato sulle carte topografiche, che non aveva strada, che non aveva nulla dei grandi cosiddetti vantaggi, divertimenti della modernità. Queste sono montagne che conoscevo veramente molto bene, più delle mie tasche, me ne andavo proprio spedito e a menadito da Ciabaudo, a mezza costa, attraversavo quella piccola gola, poi riprendevo questo costone e sempre tagliando in linea d'aria, spesso senza il vantaggio e il beneficio di un sentiero. Scendevo e arrivavo a questo santuario detto della Madonna delle Nevi. Importante perché? Perché questo era il santuario
che segnava esattamente, circa, non proprio esattamente, approssimativamente, il punto centrale, la metà del viaggio da Ciabaudo a Badalucco. E infatti qui c'è il retro del santuario della Madonna delle Nevi, lì vedo con molto piacere ancora perfettamente conservata la tavolata dove ci si ristorava, io ragazzotto mi imbucavo in qualche gruppo di pellegrini e si beveva e si mangiava, e laggiù, ecco, scendevo poi a rotta di collo, è il caso di dire, perché questo è veramente una discesa quasi, è un dirupo, vero? Scendevo verso Badalucco, che è là sul fondo, dove c'è anche il torrentaccio, il torrente Argentina, che in qualche modo lo spacca, lo divide in due, lo contrassegna. E devo dire che in una giornata, io guardando adesso anche col vantaggio degli anni, devo dire la distanza era enorme, eppure come uno scoiattolo. Grande vantaggio del crescere, direi, in campagna e addirittura in mezza montagna, che poi in realtà Monteceppo è una vera montagna, eccolo lassù Monteceppo, che era la mia meta preferita. Ed eccoci all'ingresso del santuario. Qui è anche ricordato, nell'apice della lotta per la liberazione d'Italia, qui cadde sotto il piombo fascista il 12, gennaio, prima della liberazione che ebbe luogo il 25 aprile, il 12 gennaio 45, il partigiano Bianchi Marco, detto Beretta, che era del resto famoso da queste parti. Ecco, questo sarebbe bello evidentemente risalire per questo sentiero, ma confesso che non ho più le gambe di quando avevo 7-8 anni, proprio no. E risalire peraltro il sentiero e, andare verso Ciabaudo, che implica valicare, travalicare, ma soprattutto riuscire a superare forre, cadute, grandi voragini anche, e ha qualche cosa anche di inquietante, perché è misterioso. Qui, forse proprio per la natura selvaggia dell'ambiente, direi che proprio in questi colli e queste montagne, direi che poco è cambiato. L'anfrattuosità misteriosa di questo ambiente è tuttora quella che era, intatta, meravigliosa. Eccoci qui a Sanremo. Io già c'ero stato prima del 40, negli anni 37-38, ma solo di passaggio, avviandomi poi verso Badalucco, Ciabaudo, Orgallo, Vignaccio, cioè l'entroterra roccioso, all'epoca e anche oggi, piuttosto inospitale, bellissimo. Sanremo era una città deliziosa. Era il luogo privilegiato dove le ricche signore inglesi venivano a svernare dolcemente, come una specie in via di estinzione, infatti stavano scomparendo. Sanremo era in sostanza dotata di un clima mitissimo, protetta da queste montagne, vero? Le prealpi marittime alle spalle, questa insenatura deliziosa, e aveva acquistato anche in letteratura il famoso romanzo Il dottor Lorenzo Benoni, uscito a Londra, vero? Che esaltava, forse come Ruskin con le pietre di Venezia e le mattinate fiorentine, esaltava questo posto. Io arrivavo a questa, che era la piazza, ed è la piazza Colombo, ma che all'epoca, provenendo dal quartiere di San Martino, attraverso Corso Garibaldi, si sboccava, si sfociava, si può dire, direttamente questa piazza, che era una piazza non livellata, non ripianata come oggi, ma era in lieve pendenza verso Corso Matteotti e poi verso il Casinò, e da questa piazza si vedeva il mare, non solo, si arrivava qui e si veniva come
colpiti, inebriati da una visione incredibile, per cui veramente Sanremo finalmente meritava il suo nome di città, capitale dei fiori, perché c'era una sorta di eruzione floreale, tutte le mattine, tutti i giorni, proprio qui, a questo punto. Qui c'era una sorta di... la piazza era quasi tutta colma di fiori, questa specie di vulcano floreale, e d'altra parte direi che propendendo verso occidente, guardando in quella direzione, si vedeva il mare. Non c'erano ancora queste, diciamo, brutte, funzionali forse, ma brutte costruzioni, non c'erano ancora, si vedeva il mare e si scendeva d'altra parte verso il casinò da quell'altra. Qui era stupendo, venendo dalle profondità bagnate, vero, umide, nebbiose del Vercellese, della bassa Vercellese, del basso torinese, fra Torino e Casale Monferrato, arrivare qui era come entrare in una sorta di Valhalla, era un paradiso di fiori, di sole, di mare, si sentiva il gusto, la salsedine del mare mescolata ai profumi dei fiori e poi subito le montagne alle spalle, fiori e rocce, questa era la definizione proprio di questo angolo privilegiato della Liguria, della Riviera di Ponente. E qui posso dire che davvero ho cominciato la mia educazione culturale da autodidatta impenitente alla biblioteca, qui vicino, e d'altra parte anche, perché no, verso sera, quando le biblioteche hanno la buona abitudine di chiudere, passeggiando lungomare, ho anche dato modo a me stesso di crescere sentimentalmente. Beh, naturalmente io non abitavo davanti al casinò, neppure nei pressi, vero, della passeggiata imperatrice, al sommo, la chiesa dei polacchi, all'inizio la chiesa russa. Dove abitavo? Abitavo nel quartiere, diciamo, più povero, relativamente parlando, nel quartiere di San Martino, quasi di fronte al palazzo sportivo, dove passava la vecchia ferrovia e che normalmente mi dava il tempo, che io vivevo un po' fuori dal tempo, studiavo, passeggiavo, impazzivo, ma era meraviglioso. A Villa Spinola andavo a rubare i libri ai tedeschi. Poi naturalmente, 4-4, piazza del municipio, vecchia piazza, di fronte alla chiesa dei Gesuiti, i libri. Ero l'unico avventore, cliente affezionato, un vero habitué della biblioteca civica di Sanremo, leggevo i libri del 1880-1890, i libri dei primi sociologi italiani, Lombroso, Ferri, Savorgnan, Squillace, Niceforo, che faceva le grandi ricerche sulla pellagra nel Veneto. Erano tempi deliziosi, perché poi me ne venivo giù, uscivo la sera dalla biblioteca, andavo lungomare, si incontrava, devo anche dire, è giusto dirlo, con riconoscenza, con devozione, si incontrava qualche ragazzo, qualche ragazza, e iniziava così l'educazione sentimentale di un provinciale piemontese srazzato che era capitato per caso in una delle poche stazioni balneari cosmopolite d'Italia. Questa è una piazzetta deliziosa, con l'entrata in una specie di souk, una medina proprio di Sanremo. Questa chiesa dei Gesuiti era, insieme con la biblioteca vecchia in piazza del municipio, tutto questo era il cuore di Sanremo ed era il cuore della mia vita. Qui io veramente vivevo, emergevo da piazza Colombo, arrivavo a piazza Cassini, un po' di chiesa ma poca, molta biblioteca. Questa era la biblioteca civica di Sanremo e salivo, c'era un grande stanzone pieno di libri e purtroppo anche di polvere, perché c'era una sola persona, vero? E oltretutto anziana e un po' acciaccata come tutti gli anziani. C'erano poi delle finestre che davano sul retro dove io potevo di tanto in tanto, per sollevare lo spirito, per distendermi, che ero stanco di stare chino sui libri,
dare un'occhiata al mercato e a un lavatoio. Un lavatoio che è stato ovviamente stato risanato, cioè eliminato, dove peraltro io ammiravo queste lavatrici, diciamo pure col basso schiena per aria, che stavano lavando in maniera molto assidua. Io tornavo subito ai miei libri, perché questo era per me un esempio di attenzione al proprio lavoro. Qui c'era un vecchissimo, neppur bibliotecario, era un bibliotecario non di ruolo, un facente funzione, il quale nella mia grande attività qui aveva interesse e mi costruiva, accanto al mio tavolo da lavoro, mi costruiva addirittura delle colonne barcollanti, pericolanti di libri per dar modo alle autorità comunali di rendersi conto che la biblioteca funzionava. Posso dire di essere stato un benefattore della cultura sanremese di quegli anni, perché in fondo, grazie a me, la biblioteca civica di Sanremo non ha mai chiuso i battenti. Tutto questo io lo guardo con grande malinconia, anche perché so che è destinato a sparire sotto l'anonimato pulito e impersonale dell'asfalto, dell'intonaco. Qui l'asfalto, là l'intonaco, e tutto questo purtroppo sarà una perdita, perché la memoria del vissuto è nelle screpolature di questi muri, nei ciuffi d'erba che in maniera tenace irrompono dalle vecchie pareti scalcinati. È in fondo la storia, non la si scrive nei libri e nelle lapidi dei grandi fatti, la si scrive come storia della quotidianità, nella pietra nuda, sconnessa, in apparenza una pietra anche, oltre che povera, sporca, e che invece ci rivela, o rivela chi sappia guardarla, rivela la sostanza di ciò che è stato, di ciò che ancora è e della perennità futura della presenza umana. Spinola, nel 42, al terzo anno di guerra per i nazisti, la guerra era cominciata, come è noto, nel settembre 39 con l'invasione della Polonia, qui arrivavano in numero sempre maggiore, con grande soddisfazione di alcuni qui nella popolazione, gli ufficiali nazisti, gli ufficiali della Wehrmacht e della SS feriti, e anche quelli della Luft, forse, evidentemente, della... Ora venivano qui a guarire, venivano qui a prendere il sole di Sanremo, a respirare l'aria buona, leggevano buoni libri, e i libri classici, Goethe naturalmente, il Faust, ma leggevano anche libri molto nazisti, uno addirittura, parecchi altri, ma fra quelli che io sono riuscito a trafugare da qui, insinuandomi, vero, come amante dei libri, ma non degli ufficiali nazisti feriti, c'era quello di, per esempio, di von Möllendorf, del Dritte Reich, il Terzo Reich, e poi le novelle di Theodor Storm e così via. E davvero, devo dire che da questo punto di vista ho dato anche un mio piccolo contributo nell'alleggerire le fatiche letterarie di quei poveri feriti a cui non va il nostro misericordioso ricordo. I libri, per cui francamente non veniva manifestato dagli ufficiali nazisti feriti un grandissimo rispetto o interesse, venivano accumulati in uno scantinato. Io mi resi conto molto presto, primo, che erano libri di un certo valore, non solo per le bellissime edizioni del Goethe, Faust e Goethe, in caratteri gotici, meravigliosi, in edizione cartonata, edizione, anzi erano
quasi in pelle o similpelle, con fregi in oro, non solo, ma anche quelle più semplici, più andanti, che riguardavano per esempio la geopolitica, secondo i nazisti. Ero in uno scantinato, io arrivavo qui 4-4 e come fanno tutti i veri accreditati ladri di libri, siccome allora non c'era il controllo elettronico, che oggi naturalmente ha ridotto le nostre possibilità, ecco, io me le, arrivando qui con un ampio, capace soprabito, impermeabile soprattutto, se il tempo era un po', diciamo, dubbioso, tant'è che il portare un impermeabile fosse reputato perfettamente naturale, io riempivo le tasche di questo capo di vestiario e di colpo, da magro e mingherlino che era diventato invece una persona piuttosto corpulenta, 4-4 me ne andavo via, tranquillo. Nessuno mai si è accorto di niente. Devo anche dire che probabilmente questi libri erano, diciamo, aperti, pronti, disposti per il pubblico. Perché? Perché si pensava che in questo modo una parte della cultura tedesca, e nel caso nostro più che tedesca, nazista, sarebbe stranamente penetrata nella popolazione italiana. Qui anche ascoltavo, potevo avere le mie brave lezioni di tedesco, non solo, avevo dai preti polacchi al sommo della passeggiata imperatrice lezioni gratuite di polacco, non solo, a parte il tedesco, l'inglese, il polacco, andando verso Arma di Taggia, in via Primavera, all'altezza più o meno della Brise, che oggi si chiama giustamente la Brezza, e io avevo al numero 30 o 33, credo, trovavo la dolcissima Marianna Botkin, figlia del medico di corte che aveva dovuto fuggire dalla Russia per la rivoluzione del 1917, trovavo anche da lei le mie prime lezioni di russo. Ho poi soprattutto incontrato dalle parti del porto delle splendide persone dal punto di vista della classe di appartenenza, operai, quelle persone a servizio qui per lo più, ma che proprio nel far bene il proprio servizio realizzavano se stessi e conoscevano i misteri, i segreti di molte famiglie. E una volta di più, come già a Nizza, anche qua a Sanremo, vedevo il paradosso per cui i ricchi, non sapendo che fare del loro denaro data la guerra, non potevano che spenderlo anche in frivolezze, ma in questo modo aiutavano senza proporselo le classi più povere. A parte poi il fatto che subito dopo il 43-44, poi con i primi mesi del dopoguerra, c'era mancanza di tutto e io qui a Sanremo riuscivo, in maniera piuttosto, devo dire, se non rocambolesca, picaresca, riuscivo addirittura a produrmi, a dar corso, insieme con una coppia di amici più anziani di me, ma non troppo, a un florido commercio clandestino, a un vero e proprio contrabbando di saccarina, perché mancava lo zucchero e la saccarina era fondamentale. Mi pare di ricordare che si trattava di un nome francese, saccarina francese, Rupulin. E io qual era la mia, diciamo, la mia grande, facevo il palo. La mia grande funzione era quella di dare l'allarme se per caso sulla corriera poteva entrare un agente di pubblica sicurezza o magari due. Altro modo per sbarcare il lunario, questo qualche anno prima, poi anche qualche anno dopo, perché è vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio. La grande risorsa di Sanremo qual è? Il mare, il sole, d'accordo, i giardini come questo, splendidi, però il casinò. Io non ero un grande giocatore. Mi avvicinavo al tavolo, tavolo verde della roulette, che come tutti sanno al centro c'è la roulette, 36 numeri, poi ci sono le tre dozzine, 3 per 2, 6, 3 per 1, 3, 36, benissimo. E poi ci sono i due colori, il rosso e il nero. Io giocavo solo rouge e noir. E
ecco, uno va in biblioteca, cerca, trova, prego signora, e cosa ho trovato? Ho trovato una foto addirittura della mia insegnante di russo di molti anni fa, si trattava di Marianna Botkin, membro di una importante famiglia russa. Io in via Primavera, proprio qui a Sanremo, ho potuto, per un colpo di fortuna, come spesso accade, caso, ma cos'è il caso se non un atto meno palese di un Dio pietoso che si vergogna della sua bontà? Ecco che questo Dio mi fa incontrare questa splendida Marianna Botkin e che mi insegna i primi rudimenti di russo usando che cosa? Pushkin, la signorina contadina. Qui siamo nella famosa passeggiata detta dell'imperatrice. Ed è della Sanremo più straordinaria, più ricca, il casinò. Il giovanotto spiantato com'era veniva qui, diciamo, a riconciliarsi con la natura e a godere un momento di meritato riposo. Ecco il mare di Sanremo. Era una Sanremo poco popolata, una Sanremo di tempo di guerra, però tranquilla, la guerra era lontana, gli spari non si sentivano e il mare era sempre il mare bello, il golfo del Tirreno. Anche un giovinetto come me su una motocicletta un po' scassata, con la targa che non corrispondeva veramente alla targa originaria, con il telaio, diciamo col numero per prudenza limato opportunamente, poteva con tranquillità arrivare a destinazione. Questo, ma questo è Mentone, no? Eh sì, questo è Mentone, credo di sì. Io qui, soprattutto in questa splendida Côte d'Azur, fino a Nizza, da Ventimiglia, Spedaletti, Bordighera, Ventimiglia, poi Beaulieu-sur-Mer, Menton e così via. Ero al mare, c'era il sole, c'era l'aria buona, non c'era più la nebbia e neppure, diciamo, non c'erano più le paludi delle risaie, non c'era il cemento delle cementerie, delle colline, stavo bene. Ma a quell'epoca il ragazzino intelligente se la cavava da solo, con qualche aiuto. Devo anche dire che, mentre è vero che non avevo grandi rapporti comunicativi con la mia famiglia d'origine, con mio padre non mi intendevo molto, ma con mia madre avevo sempre un rapporto segreto. Qualche volta così segreto, devo dire, che era quasi inesistente. Però mia madre sapeva quando stavo poco bene, sapeva quando, attraverso una sua, delle doti paranormali che lei certamente aveva. E anch'io sapevo che qualunque cosa fosse successo, mia madre era sempre dalla mia parte. Vivevo un po' alla giornata, con un grande progetto intellettuale in mente però, con un senso di autoconsapevolezza di quello che avrei fatto. Io devo studiare, capire, per esempio, le lingue, una lingua, tutte le lingue, fino alla urlingua, la lingua delle lingue, la madrelingua indoeuropea, che forse non esiste, ormai i linguisti hanno deciso che non esiste, non ha importanza. E quindi questo, uno studio leopardiano, come diceva Leopardi, matto e disperatissimo. E tuttavia mai un'ombra di pessimismo escatologico. Ovunque io arrivassi, come un cavaliere medievale, cercavo la biblioteca. Era la mia grande chiesa, la mia cappella privata. E lì mi isolavo dal mondo e studiavo, e scrivevo, e fantasticavo. Perché c'è questo da dire, la gente pensa che l'infanzia, quello era il mio periodo, infanzia e anteguerra, l'infanzia sia in sostanza qualcosa in cui si gioca. Non è vero, si fantastica, e parlano anche dello stupore infantile, ma per l'infante, per il giovinetto,
tutto è normale, non c'è stupore, albe, tramonti, qualunque, i libri, la gente che si incontra per strada, nulla, i fiori, nulla. Quello che era splendido qui, nella costa della Côte d'Azur e poi nella costa dei fiori, devo dire quel che era meraviglioso era la lontananza e l'estraniamento rispetto al luogo d'origine. Io da allora ho continuato a girare il mondo e non mi sono ancora fermato. Io venivo qui a Nizza, stavo benissimo, me ne andavo tranquillo per la Promenade des Anglais come un gentiluomo inglese di campagna che vive con i proventi della Compagnia delle Indie. Furono anni per me meravigliosi. Promenade des Anglais, Hotel Rue, l'Hotel Negresco, i grandi hotel dei plurimiliardari, vero? Benissimo. Io allora, in Boulevard Massena, alla Bibliothèque Comunale di Nizza, io trovavo, leggevo i libri di Émile Durkheim, il caposcuola della sociologia francese. E mi interessava perché? Ma perché Durkheim aveva cominciato come filosofo, poi diventa pedagogista, poi finalmente sociologo. Un momento, che cosa leggevo? Le sue regole del metodo sociologico, in cui per non cadere nello psicologismo, che lui odiava, anzi non riconosceva la psicologia come una scienza, e per non cadere d'altra parte nell'idealismo, Durkheim ci diceva che scriveva letteralmente che i fatti sociali vanno studiati come cose, i fatti di le fesso sociali come des choses, come delle cose, come niente, come una sedia, come un tavolo. E trovarmi qui stamane in questo sole, dopo tanti anni, per me è bello e straziante nello stesso tempo. Non è certamente solo nostalgia dolciastra, perché io ricordo che qui c'era anche, diciamo, veramente quello che potrei chiamare l'inesprimibile felicità di cui ci si vergognava un po', dei sopravvissuti, di coloro che durante quella guerra non facevano la guerra, perché col governo Vichy, governo Pétain, questa è la Francia non occupata, non occupé. Qui dunque io si può dire che ho vissuto anni che oggi si chiamerebbero formativi, certamente anni straordinari, potevo trovare i libri che mi servivano. E qui, devo dire, mi è venuta l'idea di fondare anche in Italia i quaderni di sociologia, leggendo Émile Durkheim, leggendo i Cahiers de Sociologie, mi dicevo fra me e me, da ragazzotto sprovveduto, da ragazzotto sempre alla fame, mi dicevo, ma perché non fare qualcosa del genere anche in Italia? Che male, perché? Perché non fare una piccola rivista senza mezzi, autonoma, che riesca a far valere una pungente critica all'attualità senza esserne a rimorchio. Non trascurare l'attualità, ma non servirla mai. La precocità. C'è una tradizione piemontese. Non dimentichiamo che il giovanissimo Piero Gobetti, che era uno naturalmente dei miei eroi, se non un mio eroe, perché lui oltretutto ha scritto Risorgimento senza eroi, era uno dei miei autori preferiti, a 16 anni, più o meno l'età in cui io fondavo una piccola rivista sconosciuta chiamata Progredi, aveva fondato Energie Nove. A poco più di 20 anni fondava la Rivoluzione Liberale. Io più tardi avrei fondato, senza rendermi pienamente conto, la Rivoluzione Umana nel 1946, che fu bruciata da fascisti e comunisti in piazza. Ora io devo con molta chiarezza dire che fuggivo da tutto questo e in qualche modo vivevo la mia precocità come un fatto del tutto naturale. Non dimenticherò mai finché campo la strana musica quasi sincopata e urlata di questa risacca nizzarda che arriva e poi si ritira su questa spiaggia di pietre che in qualche modo la fa cantare e la fa anche urlare, la fa anche piangere.
Non, questa era la mia compagnia a Nizza. Quel che amavo a Nizza era il grande silenzio. Eccoci qua veramente nel vecchio porto, che è poi l'unico vero porto di Nizza. Ormai tutto è cambiato, potrei dire con Virgilio quantum mutatus habillo, direi che è molto cambiato. All'epoca non c'erano motoscafi d'altura, non c'erano yacht, non c'erano barche di piacere, c'erano barche come queste, ecco, queste sono veramente ancora barche, poche barchette che all'epoca, nell'immediato dopoguerra, anzi nei primi anni di guerra proprio, e poi anche nell'immediato dopoguerra, c'erano in questo porto. E io abitavo, per la verità, quando ero qui a dozzina, devo dire, pagavo quando ero nella stanza laggiù, in quella che adesso appare come una casa color rosa, e con al penultimo piano con le due diciamo persiane semi aperte su un ballatoio con ringhiera. Qui naturalmente qui si vede che hanno ridipinto, ormai è arrivata l'opulenza. Allora quelli erano i tempi della penuria, dove c'era il mare, c'era la stessa sporcizia, devo dire, tale quale. Questo è molto, mi conforta, non è cambiato nulla, ma e le grandi navi non c'erano. E qui c'era una grande pace, non c'erano automobili. Laggiù c'è un grande portico con colonne, c'è tuttora, e si poteva anche mangiare con pochi franchi, ed era veramente bello perché si mangiava gomito a gomito con i pescatori. Qui cosa trovavo? Trovavo la parte più che proletaria, che non c'era poi un movimento proletario a Nizza, però trovavo gli artigiani, i pescatori, i piccoli charcutier, no? I piccoli commercianti, mangiavo con loro, vivevo con loro, gomito a gomito, e però di tanto in tanto, tanto per una boccata d'aria per così dire, me ne andavo su e poi scendevo a Place Massénat, Boulevard Massénat, nella mia splendida biblioteca comunale. Concentrazione, stare sul libro, lavorare a un lavoro che cada tutto all'interno di sé. Direi che è difficile da spiegarsi, ma la concentrazione corrisponde a un bisogno di lavorare molto, ma senza uscire da se stesso. Da questo punto di vista il mare è straordinario, ma come luogo dei sogni, non come luogo di esperienza. E allora veramente, per me, ideale sarebbe, ed è veramente l'ideale, una casa piena di libri, un giardino pieno di fiori e un mare davanti che non finisce più.